Fede, perché stai urlando? Non ho urlato io. Ma dove ci troviamo? Ma perché c'è la telecamera accesa comunque? E chi vi ha acceso? Ragazzi, ma dove siamo? E perché siete storti comunque? Ma Fede. perché abbiamo palline? Tutto. Aiuto, ma fa caldissimo! Appunto. Che cacchio? Giovanna, ti ricordi che un giorno tu avevi trovato quella lettera di Mr. Meat? Giusto, però non credo proprio. Lo stesso giorno che ci abbiamo giocato però a Granny. Giuro che non ti apri. Ah, se era tanto facile. È caduta. Giovanna. No, si stanno abbattendo le pareti, ragazzi, che sta Ragazzi, succedendo? ragazzi, mio Dio, ragazzi, mio Dio. Aiuto. Ragazzi, aspettate. Aiuto. Dovevi farmi ragazzi, mi è caduto questo muro addosso. Mamma mia, che paura. Credete che lo sta provando ad aggiustare. Allora, è mattina, noi ci siamo trovati, cioè, però è una giornata di pioggia oggi, non so perché porta pioggia, che tutti gli altri giorni belli. Raga, c'è una Bello. lettera. C'è una lettera. Raga, non ve la possiamo inquadrare perché non so di chi è. Perché ho paura che sia di qualcuno che conosciamo. E quindi facciamo privacy. Però no, chi ce l'ha inviata? E poi perché ci troviamo qui dentro con mille palline? Mo, non lo so. Ma che poi questo qui è il mio giardino. Però. Cioè, dico. Come può essere? Giovanna, tieni un attimo la telecamera. Ragazzi, cioè Ragazzi, io vado un attimo a controllare le io mi case. prendo paura. Allora, Federica, sto andando a controllare le case perché c'è una casa troppo grande. Vedete, è strano perché questa non è la casa di Federica. Però somiglia un sacco al giardino. Cioè, io sistemo questa cosa. Cioè, guardate, a me non mi piace il disordine, io la devo comunque sistemare. Allora, sistemiamo qui. Aspettate, mi metto in questa inquadratura. Aspettate. Succedendo? Si sta incominciando ad alzare il vento. Fede? Fede? Non risponde. Non risponde, ragazzi, Fede? Fede? Non risponde, ragazzi. Fede! Ragazzi, non risponde. Ragazzi. Fede? Ragazzi, stiamo salendo. Ma c'è un indizio sulla scala. Non so se lo potete riuscire a vedere. Fede? Non risponde. Giovanna, sto registrando. Ho trovato una lettera, adesso scendo. È entrata in una stanza, ma no, non rispondeva, ragazzi. Ragazzi, mi prendevo una paura. Comunque, la vedete in quella fine. L'avete sentito? L'avete sentito, ragazzi? Io da sola qui non ci sto, però ci siete voi, il team Unicorn. Ma è un cane. È un cane. Però. Oh, c'ho paurissima. Fede? Fede, muoviti. Non risponde, non risponde, ragazzi. Eccola. Fede, che tieni? Ragazzi, ho trovato in una cameretta di bambina. C'era questa lettera, questa. Di un bambino. No, è di una bambina. Bambina. Aspetta.
casa. Ho trovato una lettera, adesso la leggo. Allora, ciao piccole smorfiosette, sono Mr. Meat. L'avevamo detto. No, ragazzi, cioè, inquadra. Ciao piccole smorfiosette, sono Mr. Meat. Oggi starete 24 ore in una casetta fatta di lettini. Ciao stronzettine. Ragazzi, a noi non ci permette nessuno di chiamarci così. Permettiti, Mr. Meat, e noi ti faremo fuori. Fede, comunque, noi le 24 ore dovremo superare la prova 1. Cioè, ragazzi, come faremo? Però noi la incominceremo dopo mangiato. Perché ora è mattina. Io sono affamatissima. Raga, oggi portava pure pioggia. C'è, ma questo cretino di Mr. Meat, fatelo dire. Ma noi non sappiamo manco chi è. No, allora, noi ho visto che in quella cameretta c'era scritto macellaio. È un macellaio, Mr. Meat, vero? Boh. Che poi, ragazzi, portava pioggia oggi e nemmeno ci ha messo il tetto. Guarda che cretino. Cioè, raga, io ve la faccio rivedere. Vi rileggo cosa c'è scritto. Ciao piccole smorfiosette, sono Mr. Meat. Oggi starete 24 ore in una casetta fatta di lettini. Ciao stronzettine, cioè, avete capito? Cioè, ma chi è poi questo Mr. Meat? Chi? Vabbè, ci vedremo, adesso faremo delle ricerche, ciao. Ragazzi, aiuto. Raga, abbiamo fatto le ricerche, abbiamo visto che è un macellaio cattivissimo. Adesso mi metto qui all'ombra perché vi spiego. È un macellaio cattivissimo, ma proprio cattivo. Che praticamente sulla bocca c'ha tutto sangue sulla bocca. E è vero che hai fatto la ricerca. È vero che hai fatto la ricerca. No. Cioè, raga, però con il team unicorn nessuno ha paura, tutti si prendono paura di noi. Ah, e ora voglio accendere le luci. Ragazzi, perché qua c'è buio. Le luci non si accendono da qui, si accendono da dove sta il materasso. Aspetta, ti aiuto. Ok, non me la buttare adesso. Aiuto, mi sta cadendo addosso. Non è vero, aiuto. Si sono accese. Eh sì, ma che servono? Vabbè. So come fare un bel... Cioè, prima cosa, noi abbiamo detto bel materasso, ma prima cosa non ci siamo accorti che non è il nostro e ci stanno dei fili dove io so cosa potrebbe fare, potrebbe mettere il corpo dentro questi fili e potrebbe... Ragazzi, zangto. Abbiamo messo il telefono, abbiamo messo il cellulare dentro alla corda. Ma poi c'è un cane che abbaia, cioè... Chi è? Aspettate, andiamo a vedere. Ma ragazzi, c'è siamo quella chiuse. C'è, raga, siamo chiuse. Ragazzi, c'è un lucchetto. Ah, che schifo. Guardate, c'è un lucchetto. Un secondo che mi metto l'infradito perché questa roba la dobbiamo capire. Ci ha fatto una casetta e grazie mille Mr. Meat, perché se dovevamo dormire senza niente davvero. Poi, perché c'è un cane che abbaia? Lo vorrei capire. Ragazzi, però, la cosa è che siamo chiuse dentro. Guardate, c'è tipo un lucchetto qui che ferma. Che ferma l'apertura. Cioè, guardate. Cioè, guardate, raga, noi lo proviamo ad aprire. Cioè, e non si apre. Prova. Provo. Aperto. Ragazzi,
C'era tipo una combinazione e si è aperto. Ragazzi, ci si sono ragnati. Ma qui dentro sentivo il cane. Dentro questo cane? Cane strano. Eccolo. Non si vede. Mo. Aspetta, aspetta, ragazzi. Aspettate. Ecco. Col guinzaglio arancione, lo vedete? Penso che si riesca a vedere. Vabbè, boh. Questo non penso proprio che sia il cane di Mr. Meat. Federica, ma comunque siamo chiusi in gabbia. Cioè, abbiamo aperto o non aperto quel cancello. Comunque siamo chiusi in gabbia. Possiamo scavalcare. Ragazzi, ma cos'è? Tipo, ma questo... Ma pensavo che era vino e sangue. Si gira. E scende piano piano con... Fede, noi abbiamo giocato in una gregna, cos'è? Non può essere la ghigliottina. Invece sì. La ghigliottina. No, allora... Stiamoci fermi che mi serve. Ragazzi, ma... Perché c'è un secchio... C'è un secchio del gloomido? Cioè, chi vi sta chiamando? Ma... Della pappa, scendete piano piano. Che cosa? Ciao raga. Aspetta. Raga, ci hanno invitato a mangiare. Vabbè. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo.